In Friuli, paese quantunque freddo, lieto di belle montagne, di più fiumi e di chiare fontane, è una terra chiamata Udine. Così Giovanni Boccaccio nell'avvio della quinta novella della giornata decima del Decamerone. Questa limpida ricchezza d'acque, nel suo uscire dalle montagne, confluisce nell'ampia solennità del Tagliamento, mentre a Oriente va a comporre la Cilestrina quiete del Natisone. Più a valle le colline si coprono a perdita d'occhio di vigneti. La ricchezza, quella dei vini, che ormai rende famoso il Friuli in tutto il mondo. Capitale storica di questa regione è l'antica città di Udine, testimoniata per la prima volta da un diploma di Ottone II del 983, ma già villaggio fortificato fin dal 1500 avanti Cristo. Sotto i patriarchi di Aquileia, Udine diviene sede di uno stato indipendente. Il segno più duraturo, tuttavia, sarà quello lasciato dalla signoria veneta. Seguirà, dopo il dominio francese e quello austriaco, l'annessione al Regno d'Italia, avvenuta nel 1866. Cuore di Udine è Piazza Libertà, già Piazza Contarena, con la loggia del Lionello e quella di San Giovanni, opera di Bernardino da Morcote. Qui più marcato il segno della venezianità, contrastato sullo sfondo dalla massiccia mole romanica del campanile del Duomo. Con la sua luce e la sua levità, la loggia del Lionello sembra trasportata qui direttamente da Venezia. Atmosfera, grazia, silenzio. E ancora segni, ancora tracce e testimonianze delle dominazioni passate. A poca distanza dall'aristocratica piazza Contarena, la più popolare piazza San Giacomo, o piazza delle Erbe, chiamata così perché da sempre luogo di raduno di tutti gli ortolani delle campagne circostanti. Pur nella sua vastità, piazza delle Erbe mantiene un senso vivo di accoglienza e di misura. L'elegante robustezza dell'arco Bollani, progettato dal Palladio, introduce alla salita del castello. Già sede dei patriarchi, il castello accoglie oggi preziose testimonianze d'arte, tra cui la crocefissione del Bellunello, il sangue di Cristo, un capolavoro del grande maestro veneto Vittore Carpaccio, una tela questa che fu per gli artisti udinesi un'autentica rivelazione. E il Concilium in Arena, un insolito tiepolo che qui appare anticipatore di nuove tecniche pittoriche. Pochi passi dalla elegante piccola chiesa di Sant'Antonio Abate del Massari, il palazzo arcivescovile. Al suo piano nobile la sala del trono, con i ritratti dei presuli scomparsi. Ma l'adiacente galleria mostra una ben più alta testimonianza d'arte negli affreschi di un tiepolo non ancora trentenne, eppure già capace di capolavori. Nell'affresco Rachele nasconde gli idoli, il personaggio al centro è un autoritratto del giovane tiepolo. La biblioteca arcivescovile è caratterizzata anche da una raccolta di testi eretici, di magia e di negromanzia messi all'indice. A sottolineare questa presenza, le figure sataniche e bestiali della decorazione.
l'iniziale struttura romanica del Duomo subisce nel corso dei secoli tutta una serie di trasformazioni, a cominciare da quella avviata dal patriarca Bertrando dopo il terremoto del 1348. L'interno, quale appare oggi, è dovuto alle profonde modifiche messe in opera dal 1707 in poi. Nel battistero un autentico gioiello dell'arte gotica, questo sarcofago della prima metà del 1300. In esso riposano le spoglie del patriarca Bertrando, al quale Udine deve la sua promozione a capitale del Friuli. Ma Udine è anche una città serena, accogliente, pacata, ingentilita da un dolce scorrere di rocce. Dal quieto passeggiare per le sue piazze, per le sue strade, che spesso si allargano nell'ombra dei porticati. Udine, città a misura d'uomo. Thank you.